Una bella iniziativa con la presenza di tutte le forze dell'ordine oggi. Sì, è una giornata di grande commozione per la comunità scolastica che rappresento. Il giorno 28 scorso, 28 quindi gennaio, sulla mia scrivania ho trovato un pacchetto, l'ho aperto e ho capito immediatamente di che cosa si trattava. Una pietra d'inciampo anche per l'istituto comprensivo. È la mia seconda esperienza, perché l'anno scorso quindi ho messo la pietra d'inciampo anche nel liceo di cui ero dirigente, e le scuole di Crotone vengono selezionate perché si lavora tanto per non dimenticare. Quindi veramente si ripete un'emozione qui in rappresentanza, oltre alle massime autorità della città, abbiamo in rappresentanza della nostra scuola, 4 classi della scuola media. Ricordare la Shoah, ricordare quei giorni e quelle storie significa preparare i giovani ad essere consapevoli che non dobbiamo essere razzisti, che non dobbiamo pensare di guardare agli altri con un atteggiamento quasi di disprezzo. Noi lavoriamo tanto per questo, tutti i giorni. Lo facciamo nel silenzio perché i nostri giovani poi imparano dall'esempio, non dalle parole. Quindi veramente facciamo tanto in questa scuola, e che il Ministero abbia riconosciuto questo lavoro ci rende orgogliosi e ci dà la forza per andare avanti con maggiore consapevolezza, con maggiore incisività, perché c'è tanto bisogno veramente. Eccellenza, questa iniziativa oggi è la pietra d'inciampo per ricordare la Shoah, per ricordare quello che è stato Auschwitz, per ricordare tutti quelli che sono stati deportati. Un evento e un'iniziativa significativa per i ragazzi, quindi non solo cose che si raccontano, lezioni eccetera, ma un vero e proprio ostacolo fisico che ricorderà loro quegli eventi. E quindi una cosa molto significativa che mi sembra molto apprezzata anche dal Ministero, che ha dato la possibilità di posare questa pietra. Certo, e soprattutto dobbiamo dire, rendere consapevoli i giovani. I giovani che inciamperanno nella pietra d'inciampo si ricorderanno, saranno costretti a ricordare, ovviamente dopo aver capito che cosa è successo e quali sono stati quei tragici eventi.